Benvenuti al TG2000 Flash del mattino, buongiorno. Draghi ha firmato il nuovo DPCM anti-Covid, sarà in vigore da sabato prossimo fino al 6 aprile. La principale novità riguarda le scuole. Saranno tutte chiuse nelle zone rosse o dove l'incidenza del virus sia di 250 casi per 100.000 abitanti. Si valuta la possibilità di prolungare le lezioni in estate. Vengono ripristinati i congedi parentali. Ci sono segnali robusti di ripresa della curva, ha detto il ministro della Salute Speranza. Bologna e Ancona diventano zone rosse, variante nigeriana identificata in un caso a Brescia. In Emilia-Romagna c'è stato un aumento del 70% dei contagi nelle scuole nel mese di febbraio. Ieri oltre 17.000 nuovi contagi e 343 morti. Il tasso di positività è salito al 5,1%, in crescita i ricoveri in terapia intensiva. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, il 54% delle infezioni è dovuto alla variante inglese, il 4,3% a quella brasiliana. L'Agenzia Europea del Farmaco convocherà una sessione straordinaria l'11 marzo per valutare l'autorizzazione del vaccino Johnson & Johnson. Oggi il secondo tavolo sui vaccini anti-Covid al Ministero dello Sviluppo con il ministro Giorgetti, il presidente di Farmindustria Scacca Barozzi, quello dell'AIFA Palù e il commissario per l'emergenza Figliuolo. C'è stato un confronto ampio, sereno e franco su tutti i temi, dalla famiglia alla scuola, in un clima davvero molto costruttivo. Così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, ha sintetizzato il Summit Italia Santa Sede a Palazzo Borromeo per la ricorrenza dei patti lateranensi. All'incontro hanno partecipato il presidente Mattarella e il premier Mario Draghi. Abbiamo anche parlato delle grandi questioni mondiali della presidenza italiana del G20, ha spiegato il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro 7 alti dirigenti russi in seguito all'avvelenamento del leader di opposizione Alexei Navalny. Le misure sono state decise in stretta collaborazione con i partner dell'Unione Europea, come un chiaro segnale inviato a Mosca. Per i servizi di intelligence americani, dietro l'avvelenamento c'è il governo di Putin. Ribadito da Washington l'appello ad una liberazione immediata e senza condizioni di Navalny. Maxi operazione della Guardia di Finanza contro l'infiltrazione mafiosa nelle scommesse illegali online. Le Fiamme Gialle stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 23 indagati in Sicilia, Emilia-Romagna, Puglia, Germania, Polonia e Malta. I reati ipotizzati sono esercizio abusivo di gioco e scommesse, evasione fiscale, truffa aggravata e autoriciclaggio con l'aggravante di avere favorito l'associazione mafiosa Santa Paola Ercolano. Il GIP ha disposto il sequestro di beni e società per 80 milioni di euro. La CISL avrà da oggi un nuovo segretario generale, Luigi Sbarra, originario della provincia di Reggio Calabria, classe 1960. Succede ad Anna Maria Furlan, che ha voluto anticipare la fine del suo mandato. La Confederazione CISL è il secondo sindacato italiano con oltre 4 milioni di lavoratori iscritti. Il passaggio delle consegne avverrà oggi al Palazzo dei Congressi di Roma. E oggi, mercoledì, consueto appuntamento con l'udienza generale di Papa Francesco, che terrà dalla biblioteca del Palazzo Apostolico a partire dalle 9.15 e che trasmetteremo, come sempre, in diretta. Da venerdì prossimo a lunedì 8 marzo, lo ricordiamo, Papa Francesco sarà in Iraq per il primo viaggio apostolico in un paese a maggioranza sciita che ha vissuto 4 conflitti negli ultimi 40 anni. Si tratta anche del primo viaggio internazionale che avviene durante la pandemia. E con questo è tutto, grazie per aver seguito il TG2000 Flash, vi ricordo alle 9.15 l'udienza generale del Santo Padre, grazie per essere stati con noi, prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 12. Arrivederci, a più tardi.